Si è svolto stamani a Licata, presso la sala consiliare del comune, un incontro con il fine di siglare il patto per la sicurezza urbana Licata Sicura, un incontro tra i componenti della cabina di regia, le associazioni, gli istituti scolastici. La riunione è stata fortemente voluta dalla prefettura di Agrigento, dal prefetto Maria Rita Cocciufa, da sempre attenta alla problematica del territorio agrigentino, in particolare quello licatese, considerando che spesso la criminalità diffusa si annida proprio tra i minori. Dopo i primi incontri di carattere analitico e organizzativo, comunica la prefettura, entra nel vivo l'attuazione del patto per la sicurezza denominato Licata Sicura, sottoscritto nello scorso mese di ottobre tra il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e il sindaco di Licata, Galante. Al proficuo lavoro di sensibilizzazione di larghe fasce di società civile e del mondo della scuola si dà avvio alla prima fase nella giornata di oggi, un incontro tra i componenti della cabina di regia e rappresentanti delle associazioni disponibili al coinvolgimento. L'incontro è finalizzato a organizzare la prima delle iniziative in programma. Il primo incontro pubblico con gli studenti e la cittadinanza si terrà il prossimo mese d'aprile. Insomma, un'agorà di presentazione e condivisione delle tematiche, degli obiettivi, delle attività da mettere in campo. Intanto il primo cittadino di Licata Galanti è soddisfatto dell'incontro di stamani, certo che lo stesso sarà proficuo al fine di dare fiducia ai ragazzi verso le istituzioni. Licata, ha detto del sindaco, è il comune dove si registra il maggior assenteismo nelle scuole. Il patto, diciamo, prevede in sé la cabina di regia, ma proprio come organo pratico, diciamo, tecnico, pratico per avviare le attività. L'abbiamo costituita, io la coordino in quanto va bene, viceprefetto, il dirigente della prefettura di Agrigento, ne fanno parte sicuramente le forze di polizia, il comandante della polizia municipale, appunto, per il comune. E poi si può, diciamo, sono stati anche, si è voluto coinvolgere come rappresentanti, diciamo, primi della società civile, dei referenti della curia arcivescovile e dei referenti dell'ufficio scolastico provinciale. Era ora che questo avvenisse perché da un anno che si ci lavora a questo progetto e finalmente parte. Oggi parte un progetto che porterà su Licata sicuramente dei benefici per quanto riguarda i rapporti sociali tra la gente e la gestione dei ragazzi che sono un po' sbandati, tant'è che è venuto fuori che Licata c'è l'assenteismo scolastico più alto forse di tutta Italia. Quindi questo è un problema grave, è un problema che va osservato, controllato e deve diminuire come è stato fino a 10 anni fa. Questi progetti sono dei progetti costruttivi che finalmente vengono attuati e attivati anche a Licata.